Giovanni Memovia, quanto sarebbe bello avere un manuale di sopravvivenza nelle situazioni emotivamente difficili, cioè sapere esattamente quale emozione proveremo dopo e avere come una sfera di cristallo che ci permette di prepararci. Bene, se segui questa puntata fino alla fine, avrai gli strumenti per farlo. E se ti iscrivi al canale e fai subito clic sulla campanella, avrai in anteprima tutte le nuove puntate su questi argomenti. Premetto che non è il caso di chiederci troppo in questa situazione, siamo consapevoli che stiamo affrontando una grossa sfida e che non avere il contatto fisico, i rapporti con le persone è un po' una tortura. Ci sentiamo imprigionati nella situazione, le modalità di esame o di lavoro cambiano continuamente e c'è stata un'impennata di ansia e paura dovuta alle notizie non proprio confortanti che riceviamo. La scorsa settimana ho fatto un sondaggio sul gruppo Facebook chiedendo quale fosse l'emozione dominante in situazioni di difficoltà. Non mi ha sorpreso scoprire che le emozioni più frequenti erano ansia, rabbia, paura, tristezza. Quello che mi ha sorpreso un po' è che si mescolassero con ottimismo, speranza, gioia, addirittura entusiasmo e che queste emozioni siano spesso mescolate tra loro, quindi con dei forti sbalzi di umore. Adesso ti faccio una confessione, forse non sono il più adatto a parlare di gestione delle emozioni perché ancora talvolta ne sono in balia. Ma essere qualche volta in balia di quelle veramente molto forti o in situazioni davvero difficili non significa esserne schiavi, come ne sono stato fino a tanti anni fa. Tra le altre cose sono stato anche vittima delle tante tecniche di gestione delle emozioni che non funzionano mai fuori dai corsi di formazione o quando chiudi il libro. A un certo punto ho incontrato un lavoro meraviglioso di Fisher del 2012. Fisher è un'autorità nel settore del cambiamento organizzativo, quindi sa quali emozioni provano le persone, per esempio al lavoro, quando si trovano di fronte a un forte cambiamento. In Italia è poco conosciuto ai più, però io lo trovo veramente affascinante, anche perché scoprire la curva del cambiamento, la curva delle emozioni di Fisher, ha un potere magico su quello che riusciamo a fare nelle nostre giornate, perché abbiamo sempre lo spoiler, sappiamo dove siamo in quel momento e quale sarà l'emozione successiva, nelle prossime ore, nei prossimi giorni. E quindi abbiamo la mappa, sappiamo cosa ci aspetta e com'è il modo giusto o, fra virgolette, sbagliato di affrontare la situazione, però possiamo prepararci in anticipo. Quindi ascolta bene perché è veramente la chiave per avere il controllo della situazione che stai vivendo. Come vedi, la curva delle emozioni non è affatto difficile da interpretare e puoi ritrovarti in ciascuno di questi punti. All'inizio c'è una fase ascendente che vedi disegnata in verde, è il momento in cui sei ottimista, senti di potercela fare e anche se hai un po' di dubbi sul fatto che ce la farei o meno, dici almeno qualcosa cambierà. Alcuni in questa fase tendono a negare, cioè a dire non c'è stato o non ci sarà alcun cambiamento. Altri iniziano a farsi finalmente delle domande. Che impatto avrà questa situazione sulla mia vita e su di me? E questo li accompagna verso la prima fase discendente delle emozioni, in cui si provano ansia, rifiuto, paura, addirittura odio verso se stessi e gli altri. Le persone pensano che quello che stanno affrontando è più grande di quello che pensavano e si danno la colpa, e quindi provano un senso di colpa, perché si sentono minacciati dal fatto che stanno cambiando, che sta cambiando qualcosa nella loro vita. La fase discendente viene seguita da una fase un po' piatta, poco piacevole, che qui viene evidenziata in rosso. Alcune persone si arrendono, fanno le vittime, dicono non mi aiuta nessuno e si deprimono, si incolpano appunto sul perché hanno deciso di intraprendere questo cambiamento e si chiedono chi veramente sono, oppure si disilludono e quindi decidono di lasciare la situazione. Non è una cosa per me, mi arrendo, non ce la faccio. Se riesci a resistere alla fase che potremmo definire di abbattimento, depressiva, se riesci a resistere all'essere ostile e decidi di guardare le cose con un'accettazione graduale, a quel punto inizierai a vederti nel futuro con certo ottimismo, speranza, un certo sollievo e quindi inizierai ad andare avanti perché farai funzionare le cose per come effettivamente ti si presentano davanti. Possiamo fare anche un esempio pratico, è quello che ci succede a Capodanno, quando ci mettiamo mille buoni propositi delle cose da fare e poi durante l'anno ci ritroviamo a provare queste emozioni abbastanza spiacevoli talvolta e alcune di esse non le portiamo a termine. È quello che ci è successo all'inizio di questa quarantena, quando abbiamo accolto magari con entusiasmo
la possibilità di costruire una routine giornaliera. Smetto di mangiare porcherie, inizio a avere una vita regolata, mi alleno a casa e mi dedico alla forma fisica, mi guardo le serie TV, faccio binge watching come farei nel weekend. Poi però le emozioni che abbiamo iniziato a provare nei giorni successivi sono state molto meno piacevoli, e infatti hai visto che abbiamo provato molto spesso, o che continuiamo a provare molto spesso, una certa paura, un senso di minaccia, ansia e rifiuto per la situazione in cui siamo. Siamo arrabbiati con gli altri e a volte ci sentiamo abbattuti, proprio perché la seconda fase ascendente, quella dell'accettazione graduale, per alcuni ancora non è iniziata. Per altri invece è iniziata e sentono un po' di sollievo, si sentono speranzosi e ottimisti nell'attesa di quando la quarantena finirà. E infine quello che ci succede quando ci prepariamo per un esame universitario o per un nuovo lavoro. Ci chiediamo se ce la faremo, all'inizio siamo molto positivi e propositivi, non abbiamo dubbi su questo, e poi iniziamo a chiederci chi ce l'ha fatto fare a provare ansia per l'esame, perché non sappiamo bene se ce la faremo o meno a prepararci in tempo, a rifiutarlo, alcuni lo abbandonano, ad avere paura delle domande del professore o di non terminare il programma in tempo, a odiare il libro e entrare nel panico, qualcuno veramente si arrende o affronta l'esame, le settimane prima dell'esame, con un umore decisamente depresso. Altri invece entrano subito nella fase speranzosa e quando sostengono l'esame, subito dopo si sentono sollevati e pronti ad affrontare il nuovo esame con la stessa curva delle emozioni che abbiamo appena descritto. Individuare e seguire le proprie emozioni, quindi monitorare come stiamo dentro, funziona. E la scienza ha provato in tanti esperimenti che il senso di autoefficacia, l'autostima e la soddisfazione di vita aumentano mano a mano che aumenta il controllo che noi percepiamo sulle situazioni esterne, ma soprattutto sulle emozioni che proviamo. Seguire la curva delle emozioni non rende la situazione difficile, indolore, però sicuramente ti dà un'enorme sicurezza e ti fa sentire come di avere il volante in mano su te stesso, sulle emozioni che provi e quindi su quelle che proverai nel futuro. Certo che siamo tutti diversi e proviamo le emozioni in maniera differente gli uni dagli altri, in realtà però le emozioni principali sono sempre quelle, si mescolano nell'esperienza umana, si accavallano le une con le altre, questo è il motivo degli sbalzi d'umore. La curva delle emozioni non è affatto teorica, è molto pratica e ti invito a provarlo. Scrivi su un foglio quali sono le emozioni che provi più spesso durante la giornata o durante questi giorni e vedrai che seguono una sequenza appunto in ordine, più o meno in ordine, che rispetta quella che abbiamo appena visto. Quindi non studiare di meno, non lavorare di meno, cerca di mantenere il ritmo ma con una nuova consapevolezza di quello che esattamente ti sta succedendo dentro dal punto di vista emotivo. Ti consiglio di non esagerare perché la situazione è tosta, ma neanche di lasciarti troppo andare, altrimenti ti ritroverai a odiare tutti, ad aver accumulato cose da fare che avresti dovuto fare in questo periodo e non hai fatto, e quindi sarai anche indietro con le scadenze e finiremo per peggiorare la situazione, che già è difficile di suo. Sono sicuro oggi di averti aiutato davvero a sentirti meglio. Sono con te in questa situazione anche perché ci sono dentro anche io. Commenta qui sotto e condividi come stai, idee, opinioni, in quale punto ti trovi, in quale punto si trovano le persone intorno a te. Condividilo con loro e vediamo di trovare delle soluzioni insieme su come aiutare noi stessi e gli altri nella maniera migliore possibile. Ci vediamo nella prossima puntata.